È tutto pronto per la 37esima Tendopoli di San Gabriele che si svolgerà dal 22 al 26 agosto al santuario di Isola del Gran Sasso. Il tema che affronterà la prossima kermesse giovanile è sintetizzato nello slogan «Alzati e va, è in preghiera» e porterà i ragazzi a riflettere sul loro mondo. Qual è il messaggio di questa 37esima edizione della Tendopoli? Il tema lo dice «Alzati e va, è in preghiera». E questa frase chiaramente è detta, ripetuta tantissime volte dal Santo Padre, ma noi l'abbiamo presa nella icona di Paolo Apostolo, che una volta caduto a terra sentì questa voce che lo invitava, alzati e va. E quindi vogliamo con questa frase dire ai ragazzi che è ora di finirla, di stare seduti, di lamentarsi, di piangersi addosso, di continuare ad essere succubi di questa nostra cultura che ci dice che le cose vanno male e cominciare a fare un cammino nuovo, a rialzarsi, a mettersi in cammino. Qual sarà il programma? Il programma, come sempre, è molto impegnativo, proprio seguendo quella icona, no? L'icona che dice sono tre temi fondamentali nei tre giorni. Il primo giorno è proprio l'inquietudine di Paolo, ma tu chi sei? Perché mi rompi? La seconda invece verrà il vescovo di Noto, Monsignor Staglianò, lo conosceranno molte persone perché suona e canta durante la messa, fa anche delle dimostrazioni, così canta per entusiasmare la gente, il quale risponderà alla domanda, cioè inviterà i giovani ad alzarsi, a camminare, darà la motivazione per cui devono alzarsi. La terza invece conferenza è importante perché la svilupperà un attore, un convertito, regista, Simone Riccioni, il quale ci farà vedere anche in anteprima un pezzo di un film che sta preparando, il quale metterà in evidenza un aspetto della Bibbia, che Paolo fu preso per mano, cioè l'esigenza di essere condotti, aiutati per realizzare un progetto, ma anche gli adulti. Quanti ragazzi arriveranno? Ma io mi auguro che saremo come l'anno scorso, sui 400 ragazzi. Questa Tendopoli sta facendo in America Latina, siamo presenti a Porto Rico, Colombia, Venezuela, Argentina, Panama e adesso il prossimo a settembre andremo anche in Perù. Insomma, viva San Gabriele. Io devo dire, perché è meraviglioso, è lui, è San Gabriele che è arrivato prima di noi,